Salve ragazzi, qui è Delta 28 e siamo su Jurassic Park Operation Genesis, come io vi ho detto. Allora, siamo all'inizio del parco e ho già fatto qualcosa, mi stanno mandando messaggi a raffica del tipo qua è completato, ok, non mi interessa. Mo vi spiego un po' la dinamica, cosa vuoi tu? Ah, ecco, mi ha dato, finalmente ha trovato una cosa interessantissima. Stegosaurus, ok, sono al 12% di DNA. Allora, siamo all'inizio proprio base del gioco. Allora, ho già sbloccato dei dinosauri. Beh, non potevano sbloccare i driosauri del cacchio. E ho loro e non posso fare nulla. Allora, dai, apriamo qui. Guardate che vi faccio vedere. Allora, ecco qui, andiamo su. Guardate che cosa devo sbloccare. Tutte queste cose qua, i vaccini per i dinosauri, il coso per i rangers, la security, i dinosauri sbloccare e potenziare questi. Questi qua sono per le attività attraction, quindi a migliorare i binocoli, così posso vedere più in dettaglio, balcone, cose, eccetera. E poi questi, i amenities, diciamo le cose dedicate per i turisti, ovvero i gadget, posso pagare anche con la carta di credito, o vabbè, trovare una rest area, cioè dedicata a loro per farsi stare riposati. Sì, vedi la panchina, ma non è la panchina. Però mo adesso mi serve l'ombrello. Sì, perché sono questi dove possiamo aprire, dai. Se no qui... Congratulations! Oh no, io vabbè, sì, non mi interessa. Apriamo. Mo arriveranno intanto, perché tanto per aprire questa cosa serve almeno, sì o no, un dinosauro. Calma ragazzi, mo mi manderanno un messaggio a raffica perché stavo in chat prima. Ma adesso chi se ne frega, non mi interessa un cazzo. Adesso ho quest'area per tutti erbivori, lo so, a volte lo faccio più grande, ma non mi basta, va bene così. Che cosa succede? 4, che succede? Ah sì, questo l'ha completato, però intanto mi sono usciti dei clean. Ok, perché non lo so. E questo cos'è? Cosa? Ah, oddio! Posso comprare qualcosa, a me ceratosauro, ambra, ceratosauro, vabbè chi se ne frega, ceratosauro lo voglio. Allora, questo è un pezzo grosso, vedete che questo dà un bel punteggio. Questo, perché lo sto comprando, perché anche a lui servono i fondi, quindi, e poi io devo completare il DNA dei dinosauri al 100%. Il driosauro non mi interessa, però mi interessa tanto lo stegosauro. Però il driosauro mi serve. Vabbè, va bene un attimo così, perché sennò è troppa roba. No, perché guardate, sono già 7000 e io mo sono all'inizio e non posso pretendere molto. Intanto fatemi vedere qui. Deve ancora caricarsi e completarsi. E intanto andiamo a fare. Sì, ecco qui. Vedete quello che avevo preso? Extrae. Così sta 83, questo fa così arriva a 100 e posso avere un dinosauro che sta a vivere più di 3 anni a posto di 1, perché mi scoccia. Prima clientela, primi ospiti, l'unica cosa che non hanno l'ombrello, che grande sfiga. Questo è un problema, questo è veramente un problema. Perché sta piovendo? E loro non saranno molto contenti adesso perché sta piovendo. Vedete, infatti manca l'ombrello qui. E purtroppo qua come faccio? Questi non sono già contenti già di loro. E facciamo così, devo. Non posso fare nulla. Sono solo in 3, Enrico, Larry e Bambi. Guarda, già sono incazzato. Bambi! Vabbè, almeno sali da sopra, per favore, perché. Lo so ragazzi, non ho l'ombrello. Lo so che non ho l'ombrello, vedete, ho sbagliato io a. Non mi interessa questo, a me mi interessa questo. A che punto stai ancora? Dovevo far partire dopo a questi. Vabbè, non sono molto contenti. Lo so, infatti, Union Park, ok. Questo non posso sbloccare. Vedete come sono in queste condizioni. Vedete, li devo sbloccare. Per sbloccarli, per farli diventare verdi, io farò come prima. 1, 2, 3 e 4. Quindi, però questo non mi ricordo. Le info, fatemi vedere le info. Triagon, stegosauro, ok, devo prendere tutti questi, insomma, ok.
Sito A e sito B, quindi Morrison A, Formation B. Ah, quindi no, ho capito, che palle. Quindi per il Tirannosaurus devo andare qua. Che palle. Quindi questo. Ah, quindi devo fare tutto qua. Quindi ok, 1 e 2 a sto punto, vaffanculo. 3 e faccio lo spinosauro, già l'ho preso troppe volte. 3 e questo chi avevamo? Allosauro, brachiosauro. Vabbè, mo vedo un po'. Intanto, tanto devo sbloccare, anzi, ho capito già cosa fare. Allora, questo è contento, però intanto sta ancora più. Questo è tutto incazzato. Ho capito per ora. Guarda, Bambi non è incazzata perché lei è mainstream, cioè dice la pioggia. No, me ne fotte un cazzo. Bene, detto questo, go. Sì, sta al 100%, coso, ottimo, però muoviti. Che posso fare adesso? Ho pochi soldi, non posso ancora fare molto, cioè potrei fare qualcosa, ma non voglio. Del tipo, a parte che mi servirebbe lui che pulisce, quindi mi bastano due a questo, dai. Per il momento due, così sono a posto e gira per fatti loro. Intanto arriva clientela e lo so, però spero che, dai, almeno l'ombrello ha quasi finito, assa fa, perché guardate che bello proprio. Prima c'era il sole, dopo pure il ta tempesta. È la miseria, però, ragazzi, è la mia sfiga. Vabbè, intanto, vabbè, poi io ho voluto sbloccare questo. Sì, ragazzi, perché voglio già mettere un bel. Senza esagerare. Wow, già ho esagerato. 800. Quanti io? Ho qualcosa di 800, sì. E qua metto il Ceratosauro. Sì, perché vedete, ho già messo la gabbia potenziata. Perché voglio già avere tutte le gabbie potenziate. Sì, ho sbloccato per quello. Ma l'ombrello? L'ombrello, a parte che stanno aumentando la gente, però non otterrò niente di positivo. Assafa l'ha sbloccato, dimmi che. Ah, è giusto, che giustamente questo mo l'ha sbloccato ora, quindi questo lo tengono ora qua, quindi questi qua sono senza ombrello a prescindere. Ho capito. Vabbè, non posso fare nulla adesso, quindi quello giustamente mi consuma 300, giustamente. Questi sono tutti e tre, sti disgraziati. No, devo aspettare. Non posso fare nulla, devo aspettare. E il guaio è che dopo sarà pure brutto tempo. Sarà pure brutto tempo e ancora peggio. Cioè, pioverà. Bambi è stata bene, felice. Sorride sotto la pioggia. Guarda, è l'unica che sorride sotto la pioggia. Non me lo chiedete come mai, non lo voglio sapere. Bene. Intanto che arriva altra gente che finalmente avrà l'ombrello a portata di mano. Intanto vediamo qui. Ah, devo. Beh, non posso neanche 500, cioè manco posso fare il coso al cash. Che palle. Andiamo qui. Ste cosa. Io non lo. Io potrei venderli. Ma non vendo. Non posso venderli. Cioè, nel senso che mi servono dinosauri che mi danno molte stelle. Proprio perché mi aumenta molto la clientela. Però se sarò fortunato come prima, magari otterrò qualche ora all'improvviso e lo vendo subito. Sì, perché prima l'ho ottenuto prima di cominciare. Che culo. Tanto il Ceratosauro qua dentro sta, tanto basta uno o due e sono a cavallo. Perché il Ceratosauro comunque dà un bel po' di punteggio. Guardate, per farvi capire. Vedete, lui sta a 83%, intanto il Ceratosauro sta già al 100%, infatti vive per 4 anni e sta a 2 stelle. Questa Scarpio sta a 1, a una stella.
Vedi, poi mi serve questa cosa per sistemare. Ah, ecco, ho avuto un po' di big money, intanto approfitto. Sì, perché voglio mettere visitatore, questo quanto mi dà? No, costa troppo. Vabbè, però mi serve perché fanculo. Diceva, lo so, decline, controlliamo, decline, sono io, devo imparare. Perché l'ha scritto tutto in inglese, io non è che mo mi ricordo. Aspetta, fermi tutti. Mo posso fare qualcosa? Sì. Vado al lastrico, vado al verde proprio, però mi servirebbe, mi aiuta. Mi aiuta veramente tanto. Perché questi prenotano pure a distanza e cose varie. Madonna, calma. Cacchio. Pronto? Allora, io voglio essere gentile, quindi facciamo così, metto pausa e ricominciamo fra poco. Giusto. Eccomi qua, maledizione. Allora, no, perché io ho promesso che continuo a fare questa partita e quindi la continuerò e allo stesso tempo la devo fare come di continuo, sperando che non vada in bancarotta subito, perché sennò sono cazzi, cioè è proprio una sfiga. Sì, perché all'inizio è sempre un problema. Ovviamente. Ah, finalmente qualcuno ha l'ombrello. Ah, meno male. Qualcosa è successo, qualcosa è di buono. Dai, andatevene voi perché avete due Enrico abbiamo. Comunque, Juan, Stefan, è un maschio e una femmina. È un maschio. Eh sì, perché è Stefano. Corney, avevo detto Courtney. Sofia, Andrew. Enrico, credo che è l'unico italiano che si chiama Enrico. Infatti è la cazzima, è l'unico che ha l'ombrello. Aveva l'ombrello. Dobbiamo aspettare un po', ormai questo mo è un periodo di attesa. Ah, ma oh, che è successo? No, ho il mouse troppo. Oddio, abbiamo il nostro amico Metallarro. Tutti che aprono. Sì, però questa ha le maniche rotte, la tacchettona qui. Ma sono fidanzati, si vede che sono fidanzati. E infatti il ragazzo va per fatti suoi mentre la ragazza va dritta a cercare shopping. Infatti corre pure. Mi dispiace donna, non ho ancora i souvenir. Allora. Che cosa hai trovato? Interessante. Triosauro, non mi interessa un cazzo, però. Big money. Sempre una questione di big money. Non posso fare nulla adesso, quindi devo aspettare, 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 delete. Eh sì, vabbè, ma devo aspettare. Fammi vedere qua. Infatti, vedete, questo ho a disposizione, però io non lo posso comprare. Cioè, io potrei pure vendere, vedi? Vendendolo costa 200, 2000, quindi automaticamente avrei avuto 3000, però. E uno mi direbbe, tu ti metti a vendere adesso un pezzo di dinosauro? Aspetta un secondo. Aspettate. Esatto, è colpa sua. Lasciate stare, era un messaggio vocale. Allora, sì, ormai si mandano tutti i messaggi vocali. Il dinosauro, guardate come sono contenti con questa faccia. Mamma mia, sembrano drogati, guardate come corrono. Mi fanno esaurire, peggio dei Gallimimus. Ma in tutto ciò, tu cosa? Ah, quasi. Ah, però io comincerò a fare i vaccini, eh? Dopo queste cose che mi sono un attimo basato su di loro. Vaccini forever, perché i vaccini servono, ragazzi, eh? Servono assolutamente. Che poi non lo posso manco comprare, prenderlo perché costa 1,5, 1,100. Me lo prenderò prima.
No, rabbia no. Che costa pure di più. Devo sperare. Sì, lasciate stare. Comunque, com'è divertente che apri un'attività e il primo giorno è pioggia. Proprio è di buon augurio, no? Proprio per del tipo, ah, tranquillo, non succederà niente di particolare, moriranno tutti. E tutti sono contenti, che faccia, che li odio quando la gente è sorridente. Comunque noi siamo qua, per chi non ha capito, vedete il nostro punto? Sì, perché aspetta che mi metto bene, ecco, vedete, perché è la telecamera, quindi io mi trovo io qui, dove c'è la strada, vedete? L'edificio per gli erbivori, ecco, vedete il territorio. Vedete quanto è grande già la gabbia, ecco. Bene. Detto questo, continuiamo con qua. Go. Vaccino everywhere prima dino belli, balli. Dino balli, belli, 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 bellicus, bellicus. Io ho detto a mio amico, questo è un gioco a tema Jurassic Park. Questa che sento solo Jurassic Park, ignorando che è ritratto dal film. Allora ho visto qualche immagine che gli ho mostrato, ha detto, ma scusa, ha le gabbie identiche a Jurassic Park. È il gioco dedicato a Jurassic Park. Lui, ah, e lo so che sei rincoglionito, ragazzo mio. Ragazzo bello. Allora. Ah, vediamo un po', vabbè, la visuale è inutile vederla, guarda, posso fare pure io. Quanto è brutta sta visuale. Ah, ecco qua, il lato della Drio. Dei Drio. Ma questi sono drogati comunque. Bene, non mi interessa, non è problema mio. Big money intanto, big money, big money. Sì, perché a me sembra 500, non posso portare a 900 come le altre volte. Perché questo? Perché adesso sono all'inizio, fino a quando non avrò meno 3 stelle. E io lo devo completare, ma lo completo anche questo, completo anche i trio, così ho 100 e 100, così quelli posso campare anche loro per altri anni purtroppo. Perché questi mi moriranno a breve, prima o poi, mi moriranno. Intanto piove. Ah, ma io devo vedere il meteo. Pioggia, pioggia, sole, finalmente, sole, pioggia, pioggia, sole. Meno male. Biglietto. Non mi interessa. Go. Vabbè, questo mi dice sempre. Qua dice perché non ti compri? No, perché tanto ormai questi non mi servono più. Infatti questi me lo toglieranno me li toglierà tutti, tranne lo stegosauro. Eccolo qua che mi serve. Situation, eccolo qua. Ceratosaurus 100%, 96%, 100%. Ah! E mo manca lo stegosauro che sta al 45%, che mi manca poco. Go. Vedete? Li ha tolti, automaticamente li ha tolti, e però ha lo stegosauro e beh, però tiene l'ambra, vedete? Ha ben 3 di ambra, che se li formando molti li vendono, però l'ambra può uscire un bel dinosauro, perché vedete era giurassica, generico, quindi può essere qualsiasi cosa. Però a me mi serve mo per lo stegosauro, almeno per così lo tengo. Il vaccino ci vogliono troppo tempo, che palle. Sono negli anni 2000, non so se qualcuno ha notato, ma siamo nel 2000. Perché siamo nel 2000? Perché il film uscì nel 2000. Che fantasia sto gioco, eh? Cioè il film di Jurassic Park 3. Questo è il fatto.
Io devo pure mettere qua il coso del carnivoro, quindi devo fare una cosa piano. Ma io farò una cosa uguale per tutti, farò un altro tratto così di questo. La clientela aumenta, ovviamente. Vabbè. Piccoli dettagli. Quelli stanno dormendo, grazie. Io non posso mettere neanche il carnivoro, che volete da me. Oh. Sì, perché serve comunque un altro di sti cosi che costa. Non è colpa mia. Vabbè, potevo evitare di mettere questo, però questo già è ottimo per tutti i dinosauri, almeno per una buona parte. Sono 10 visitatori con già 3 dinosauri. Ti prego, dimmi che mi hai portato dell'oro. Ah, vabbè. Non devo spendere big money. Questa è una cosa molto fortuita, sì, perché quando io completo, come avete visto prima, vedi lo stegosauro, potrei sbloccarlo adesso mettendo questo, però non lo faccio. Ovviamente. Non sono un imbecille, che mi metto mo a fare. Però potrei fare una cosa. Mettere un po' d'acqua. Proprio giusto qui. Senza esagerare. E sbagliare perché a me mi serve tutto uno spazio per questo. E un mio amico mi manda un messaggio che gli ho detto che faccio il gameplay, mi sentiamo. Non ho pensato a quello, secondo me se fai tanto il check-in hai finito. Cioè, lo sai che devi andare 2 ore prima in aeroporto Vabbè, sì, salve. Comunque mo faccio il gameplay, ci sentiamo dopo. Anzi, ti do la buonanotte, ci sentiamo direttamente domani. Notte. Bene. Ho fanculizzato il mio amico e vediamo se sono riuscito a. Sì, lo devo mettere qua. Vabbè, chi se ne frega. È piccolo il dinosauro, che cazzo volete? È piccolissimo, è uno gigorpio proprio. Cazzo, c'è un problema. Ah, non c'è un problema. Ok, no, ho detto una grande cazzata. Però quanto. Eh no, non mi conviene, avrò 20, 29 direttamente, non mi conviene proprio. Ti prego, dimmi che mi hai dato un po', mi hai portato un po' di oro. Ah no, non sei tu. Ok. Welcome. Niente oro, che palle. No, perché mi serve oro. Dammi dell'oro, dammi dell'oro. Oro, 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 oro. Beh, Message almeno ho received. messo il coso del dinosauro qui. Tre, Urgent message quattro. not received. Declina, go. Would it be possible to meet with you at some point? Ok, declina. This is a Bel problema. Sì, come faccio? Non posso fare nulla, ragazzi, vedete? Questo gli tocca morire, mi dispiace, vedete? Mi avverte quel coso che è rosso, però declina. Questo devo aspettare che si riprende da solo e spero che è soltanto un raffreddore. Credo che è il raffreddore, comunque. No, gli ha messo il raffreddore anche a quest'altro. L'ha combinato, vabbè, ho capito. È raffreddore. Però io non posso fare nulla adesso. No, raga. Mo forse potrei fare qualcosa. E mi costa pure 6.000 sto coso, non posso. L'unica cosa che posso fare è mettere questo e lo metto qui. E così sto in pace. E sperare che ottengo qualcosa da. Sì, grazie. Però. Che faccio? Non posso. Metto questo, dai. Per il momento così faccio 900.
Perfetto, guarda, c'è proprio il coso dell'erba qui, guarda, perché è piccolo questo coso, non è che serve una cosa immensa per per un carnivoro piccolo. Che poi l'acqua è bella, vabbè. Sì, lo so, mi potete pure morire tutti e due. Eh no, non proprio, questi mi servono un attimo vivi. Spero che è soltanto raffreddore perché sennò è un problema. Ti prego, dimmi che mi darei dell'oro. Perché quando ho bisogno di te che mi dai dell'oro non me lo dai, brutto disgraziato? Alan Grant, tu mi odi, ammettilo. Disgraziato. Non posso neanche molto guadagnarci qua. Uno dice, io trovo 10 euro, vedo 10 dollari, però qua 20. Sono 20 in totale, però 20 si fa per dire perché 10 viene speso per il mangiare, però considerate che quei 10 euro, 10 dollari viene dato all'organizzazione, cioè al staff del negozio, del King Burger, chiamiamolo così, va, del chiosco, però 10 vengono date a me. Cioè, come ottengo il doppio, però lo dividiamo il 50 e 50, insomma. Però non è che pagano veramente 20, eh. Ah, questi sono contenti, questi sono raffreddati e stanno per morire, vabbè, tutto a posto. Io non li posso manco curare, sono a 4000, aspetta, forse posso fare qualcosa. No, io voglio mettere. Ciao. Fai mettere a lui direttamente, così sono a posto con uno. Intanto aspetto. Sì, ho la visuale aperta. Qui poi però metto beh, la pecora. Che poi questa è una visuale proprio direttamente. Guarda che figo. Bene, intanto esce il ceratosauro. Vedete? Beh, pecora. Ecco il ceratosauro che è uscito, la pecora, beh, beh, ecco appunto. Perché poi perché deve essere piccolo sto coso per un dinosauro come lui, non è che deve essere immenso, almeno così, almeno un dinosauro a posto, capito? Non devo strafare o esagerare. Questi mi lascia il tipo, comprali, comprali, no. Perché mi servono i soldi adesso. Eh sì, ragazzi, questo così è il gioco. Attualmente devi un po' aspettare. Intanto vediamo il bel ceratosauro, anzi facciamo una prospettiva dove praticamente si vede tutto il bel vedere. Ecco, il ceratosauro sta là, quei due stanno per morire, però tutto a posto. Intanto almeno la gente va a vedere, almeno vede anche già un carnivoro. Anzi, facciamo una cosa divertente. Che vanno tutte in bagno e che cazzo, io non voglio che vanno in bagno, io voglio che non ami andare in bagno e va bene, ma io voglio che passate davanti alla, vabbè, senti, metto lui, va? Che è uno dei miei operai, dai, voglio che passi davanti alla gabbia del ceratosauro. Cazzo, somiglio a me, sembro io. Madonna, quanto sei brutto. Yo Toby, come stai? Vabbè. Ma che hai mandato a fanculo il ceratosauro? Poveraccio. Quello ti mangerà vivo, sappilo. Ti mangerà vivo del tipo tu morirai. Hai fatto bene a mettere la maglietta rossa. Copre molto il color del sangue.
Ok, basta, sono un po' spietato. Allora, declina. Fammi vedere. Finalmente, vendiamo qualcosa a Safa. Prima cosa, rinnovo, mi serve. No, non mi serve questo, mi serve questo. Vaccino. Ecco. Ti prego, dimmi che posso curarlo. Ce l'ho, ottimo. Quello si era. No, è stato inutile. Vabbè, però è ferito, quindi sta. Se non sbaglio anche lui dovrebbe essere. Dimmi che è ammalato anche lui, perché se no mi fai spendere soldi inutilmente. Ho capito, però voglio. Caro mio, smetti di mangiare, fammi vedere se stai male o no. Ancora sta continuando. Ma che è un uccello? Tipo, vabbè, sì, è più o meno, sono parentato a quello. Posso vedere se stai male o meno, perché se no mi fai incazzare. No, sta bene. Vaffanculo. Allora, vabbè, l'ho dovuto comunque comprare. Guarda com'è bellino. Che dite, lo usiamo un po' giusto per vedere come funziona. Dai, partiamo. Avevo detto che era malato sto stronzo. Eccola, vedete che lo cura, ma adesso l'ha curato. E adesso se ne torna a casa. Vedete, ha sparato e mo se ne va. Te ne dovresti andare in teoria. Ah, giusto, che se ne sono scappati, giustamente, perché vedete, quelli hanno paura perché giustamente sono. Però intanto l'ha curato, così finalmente. Il ceratosauro, bello e buono, ancora sta cercando di mangiare. Ceratosauro, ma tu hai qualche problema, secondo me? Perché è impossibile che non riesci a mangiare. Guarda, non riesce a insannare nessuno. E dai, sono due capre. Vabbè, è felice, credo che non ha bisogno di cacciare, però. Lasciamo stare. Quanti soldi ho? Bene, ho abbastanza soldi. Che succede? Go. Ah, posso sbloccare. Io mo faccio questo. Vedete, info. No, info, sì. Allora, Styracosauro, Tyrannosaurus Rex, allora faccio così, sblocco il secondo che è Edmontosauro, Pachycephalosaurus, così lo sblocco qua, e così prendo anche il Triceratops, però voglio il T-Rex, quindi sblocco qua. E faccio anche un azzardo. Clicco qua. Sì, avete visto, ho comprato un'unità. Tutti good. E lo metto qui. Mo' ho fatto un azzardo perché veramente ho 1000 di nuovo. Argento. Sello, ovvio, perché l'unica cosa che posso fare con questo è che non mi serve. A volte Dio esiste, non esageriamo. O come dice. O come dice morto. Morto.
morto. Ovviamente sono morti perché avevano pochi anni di vita questi. Adesso posso farli vivere per 5 anni. Solo che mi conviene aspettare un po'. Anzi, no, devo aspettare. Vi assicuro che devo aspettare. Intanto, sì, tanto lo so che ha riferito a cosa. Vedete, stegosauro o corintosauro? Stegosauro e cosa, con calma. Ambra. Forse l'ambra credo che spesso le volte la venderò a sto punto. Ottimo. Ecco, così sblocco questo e li metto altri 3 stavolta e sto bene. Ah, ma io so pure un invece. Ah no, l'acqua l'ho messa a posto. Non ero avuto un dubbio. Bravo che mangi, furbacchione, finalmente. Bravo, hai pure ruttato. Complimenti. Tanto non puoi distruggere. Questo è talmente resistente che ti assicuro che. Questo è per gli erbivori, perché è praticamente palese, inutile. Allora, che cosa posso fare adesso? Prima di tutto fammi vedere qui che sta il i vaccini, li voglio caricare tutti prima. Intanto fammi vedere a che punto e come siamo messi. Tutto sole, allora sono a posto per molto tempo. Come posso dire che ho rischiato molto a farlo male, perché vediamo, guardate come corre, guardate come corre. È tutto contento lui, è tutto contento. Però mamma mia quanto è brutto. E poi è brutto comunque. Comunque detto questo, c'è da dire. C'è da dire che vabbè, a parte i dettagli che fanno leggermente schifo e non si vede in HD dinosauro, come mai è scontato. Guarda, da felice, felicissimi, mamma mia, madonna, mi fanno paura. Sono a 6, non è male. Fammi vedere qua, finalmente ho quasi finito, meno male. Però voglio sbloccare vaccino su vaccino, però mi servirebbe adesso. Mi serve questo, Visitor Sheldon, assolutamente. Mo faccio questo. Una cosa alla volta sto facendo, se no non ho, perché questo poi mi serve per i temporali. Se no questi devono entrare dentro lo stabilimento, che non ha protezione, cioè del tipo può fare come posto di, vedi, può mantenere 22 visitatori fino a un certo punto. Comunque detto questo, che cosa mi è successo, perché è rosso? Ah ok, però non mi interessa. Ok, sì, perché avevo finito quello. Mo inizia. Allora, mo vi faccio capire. Mo voglio farvi vedere quello che io ho intenzione di fare. Allora, io vorrei sbloccare 1, 2. Sono già in 3, 4. Ok. Però voglio sbloccare. Triceratopo. Sito A e sito B. Il sito B, avete visto che ci sta l'info triceratopo e io metto triceratopo e voglio sbloccare anche questo, che è acrocantosauro torosauro. E uno mo direbbe, e allora tu che cosa vuoi fare? Questi 4 sì, quindi il quinto voglio fare qua.
Ankylosauro, Albertosauro e Pachycephalosaurus. Anche che il Pachycephalosaurus già lo sblocchi qua. Però c'è il Torosauro, capito? Quindi il Pachy 2 volte lo sblocco, non mi piace sta cosa. Adesso lo faccio qui. No, qua c'è il Velociraptor. No, sto pensando, quindi datemi un po' di pazienza. Anch'io Ankylosauro, Albertosauro e Pachycephalosaurus. E questo che cos'è qua sotto? Pachycephalosaurus. No, questo che cos'è questo? No, tutti e due Pachi. E qua invece che cos'è? Il Brachiosauro. Allora. Stegosauro, Ceratosauro, vabbè, quello che sto effettivamente avendo io. Allora faccio. Io e l'Albertosauro ho messo in pace. No, allora faccio così. 1, 2, 3, 4 e mi manca il quinto. E a sto punto forse faccio qui a sto punto. Perché ci sta il Brachiosauro, Camarasauro e Dilophosaurus. Così faccio 1, 2, 3 e 4. Peccato che per l'Albertosauro mi era simpatico l'Albertosauro. Vabbè, non fa niente. È meglio così, dai. Qualche cosa mi è uscita. Well done, your addiction for another dinosaur. Vabbè, non mi interessa. Questi sono tutti felici e contenti e lasciamoli così. Questi stanno dormendo, quello sta dormendo, quello ha fame. Cioè, chi è che sta dormendo? Ah, il Ceratosauro. Sì, cioè quello dorme e tu ti metti a fare beh, imbecille. Allora, delete perché non mi serve. Andiamo qui perché, vabbè, no ancora. Ah, che palle, quello fa così. Oro! Subito, grazie. Vedi che ogni tanto fai qualcosa di buono. No, non mi serve, non mi conviene. Allora, facciamo le cose serie. Ti aumentiamo e ho fatto già qualcosa, non è finita, voglio che mi completi te. Ciao ciao proprio. No, non mi serve questo magari più in là. Non mi serve. No, voglio dirti questo. No, perché sto un po' controllando, scusatemi, è che mi sto un po' non disconcentrando, voglio fare una cosa carina. Un altro tolto questo, ripetete, questo costa 5 euro, io porto a questo. Se faccio con 10, praticamente, a parte che l'ho comprato in regalo, sempre buono. Se change charge vuol dire che alla fin fine tu non avrai 10, praticamente 0, perché loro ottengono 10 e non quindi 0 per noi. Io lo metto a 20, così poi il profitto vale 20, cioè loro 10, io 50, io altri 10 e ci facciamo il 50 e 50. È una cosa di business marketing, non me lo mettete mo a dire. Questo vabbè 0, o facciamo come facciamo a Napoli 1 euro. Vorrei mettere 50 centesimi come a casetta, ma non si può. O facciamo 4 euro. A volte ho visto cose di 4 euro in bagno, lasciate stare. Bene, detto questo, vabbè, il Ceratosauro sta bene. Questi vivranno per molto tempo. I trio stanno tutte bevendo. Vanno tutti insieme, in squadra proprio, non c'è niente da fare.
Julian, Sara, Lauren, Larry, Graham, Pang, Sì, Pang, come lo scrivi? Leila, non Leila, Leila, Carmen, vabbè, lasciamo stare. Peter, Jill, tu verrai mangiata, sappilo. Allora, dicevamo Lauren, Peter, Jane, Enrico, Corey, Alder, vabbè, George, vabbè, sto leggendo tutti i nomi dei probabili. Go. Ah, che bello quando vedo queste belle. Quando vedo queste cose, che cosa bella che trovo. Coritosauro, vedete com'è bello quando poi ottieni queste cose a random. Comunque, detto questo, ma hai finito? Oggi sei lentissimo, caro mio. Perché mi serve questo? Parlando di questo, fammi vedere con che condizioni stiamo qua. Brutto tempo fra poco, arriverà poi un brutto tempo, quindi muoviti. Con 20.000 non è che posso fare chissà che cosa, eh. Vabbè, l'elicottero ormai ce l'ho, quindi è a posto. L'unica cosa che voglio è altre gabbie. Voglio visitatore, spettatore, ecco qui. Pom. E qua voglio mettere i dilofosauri, sì, perché già ho in mente quello che voglio mettere, non vi preoccupate, è tutto nella norma. Pom. Pom, un'altra volta, solo che non ho uno spazio per mettere l'acqua. Bel problema, non ho lo spazio per mettere l'acqua. Beh, forse sì, faccio qualche spazietto un po' più grandicello. Tolgo questo, tolgo questo e lo allargo di pochino. Ok, basta. Ma posso mettere un po' di acqua, eh no, perché l'acqua serve sempre, ragazzi, sempre. Serve sempre. Sono a posto, ho fatto due pozzette d'acqua qui. E qua voglio mettere qualcuno più piccolo. Che poi è sempre bello che tu vedi praticamente una buona visuale, prospettiva, vedete perché. Ecco. Più. Vedete? Là fa vedere già l'acqua e tutti, e qua mette la carne, quindi è bello che si vede subito qui. A parte che è un altro rincito bello grosso e non è male. Fammi vedere qui che cosa ho sbloccato. Go. Bello, grazie Sel. Ah, vedete che ogni tanto è bello, 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 bello. Decline, decline, decline. Perfetto, quindi vuol dire che ho finito. Ah, che bello. Detto questo, mi servirebbe per sicurezza. No, vabbè, meglio mettere rabbia, che non mi è mai servito, però l'ho mai detto faccio. E intanto mi serve, ma lo devo fare per forza. Accuratezza, eccolo qua. E li metto. Affiancati uno qua e l'altro qua. Sì, così sono a posto, vedete? Per sicurezza perché sono mi servono. Calmi. Per la cronaca io dovrei mettere questo sta al 55, cioè per 6 mesi morirà sicuramente.
Quindi lasciamo un attimo stare un altro po'. Stiracosauro, stegosauro, ormai lo stiracosauro cori. Cioè ho trovato tutti erbivori, però a me me ne sbatto di erbivori, non perché fanno schifo, semplicemente adesso non ne ho voglia di erbivori. Anche se secondo me se metto un altro carnivoro qui non mi dispiacerebbe. Poi li metto insieme, capito? Perché questi vanno anche in coppia alla fine. Sai che faccio? Li metto già in coppia qui, poi se si scannano non è un problema loro. Tanto ce la posso fare a campare in due qua. Bene. Fammi vedere come il meteo intanto. Ogni tanto devo controllare sole e pioggia. Vedete, io sono molto schematico con le cose. Infatti credo la vedo tanto. Faccio leggermente schifo, perché è brutto questa cosa. Sono troppo schematico. Gratis. Sì. Questo gira a pulire a destra e a sinistra insieme a quell'altro, vedete che comunque sono in 5 riesco a pulire tutta sta zona, quindi è inutile che mi metto a pulire. Ma dovrò rimanere un po' così e aspettare i progressi. Stiracosaurus, mi è venuto il dubbio che cos'è un stiracosauro, giuro. Ecco stiracosauro mio. Eh sì, perché voglio fare la famiglia dei... Ok, dove cazzo stava lo stiracosauro? Scusate, mi aspetta. Vuol dire che l'ho beccato lì senza neanche sapere, fammi vedere. Stiracosaurus nella sezione B. Vabbè, allora Torosauro e Triceratopo d'obbligo, questi due insieme d'obbligo. E allora poi Dilophosaurus, quindi faccio tutta sta zona qui in pratica. Vabbè, dove praticamente hanno trovato tutte le scoperte migliori della storia, insomma. E allora su, mi è venuto un tabula rasa che cos'era lo Stiracosaurus. Guarda, faccio schifo. Tyrannosaurus Rex. Cazzo, sì, però vabbè, Stiracosaurus forever per il momento. Per il momento, Praci. Subito mio. Potrei andare pure al verde, però lo stiracosauro è lo stiracosauro, raga. Ne ho ottenuto, me ne ha dati due, me ne ha dati pure lo stegosauro, quindi estrai. Questo mo è 0%, vediamo quanto dà effettivamente, perché non l'ho mai capito. Intanto poi Tiziano, io ti devo lasciare che devo andare a dormire, che mo è tardino, quindi stai bene, notte, ci sentiamo. Beh, non è poi tardi, però voglio rimanere un altro poco a giocare, sì, è un gioco che durerà un'ora, voglio farlo durare effettivamente un'ora. Se non qualcosa in più, però è normalissimo purtroppo. Perché comunque il gioco dura, questa non è neanche la prima parte. Mettiamola. Vi faccio vedere com'è il gameplay più che altro. Ecco, 18%, cioè mi ha sbloccato il 18% con questo qua che è bello grande, eh. Quindi buono, arriverebbe un buon risultato, arriva sui 30. 36 dovrebbe arrivare, se non sbaglio. 36% ora, vabbè. Poi comunque ho stegosauro qua che mi serve. Lo so. Qua credo che durerà più di uno. Vedi, che bello quando... Sì, qua Wonder Window, vabbè, ognuno...
aumentato leggermente le pecore. Uno sta le carte, uno si è addormentato e l'altro sta guardando in giro per dire: cosa sto facendo nella mia vita? Va bene, basta, basta, sto iniziando a sclerare. Comunque il ragazzo ha fatto una gaffa colossale. Che cos'è ostina cosa ho venuto un tabula rasa? Mamma mia, che tristezza. Come faccio? Guarda, non mi guarderei manco in faccia per sta cosa, giuro. Comunque, tornano a noi. Stiracosauro 34, perché 36? Ah sì, giusto, per... Tyrannosaurus Rex, però mi sta tirando troppo da prenderlo con Calloro. Con calma, ti giuro che ti prenderò e ti metto subito da qualche parte. Non qui, perché a te ti servono gambe più rinforzate, perché tu sei un bastardo, T-Rex. Perché T-Rex è potente e questa è una gabbia media che può resistere, ma un T-Rex quando si incazza si incazza. Già è tanto che li abbiamo vaccinati tutti i dinosauri, quindi questo è già qualcosa. È vero. Eh sì, quello che avevo io a Strapesh. Sono imbecille. Decline, go. Che bello, cosa mi... Corintosauro, vabbè, sei qua. Il Corinto, ormai mi sto abituando che il Corinto, perché io sto ripetendo i nomi, quindi mamma mi sto riabituando al cu... Sì, perché io faccio schifo, non mi ricordo quasi mai molti nomi, vediamo un po' com'è il tempo qua. Tutto pioggia, mamma mia, che tristezza. Ma non si può vedere più in giù, no, niente, proprio così. Vabbè, dicevamo. Tanto hanno tutti... Team, sono fratelli. Caroline. Marilyn Manson, fammi vedere questa, chi è Marilyn? Ah no, è una donna. E vabbè, come fosse che cambia la cosa. Vabbè, non vedo molta differenza effettivamente. Allora, è una dark. Allora. Starnutisci, furbacchione, che cosa succede? Che ti devo dare? Fammi vedere. Che culo. Vabbè, unità generico. Per la prima volta è il raffreddore, il piccolino. Questo mi sta guardando per dire: ma che cazzo vuoi, no? Salve ragazzi, che posso dire? È partito il gioco, ha scattato, si è bloccato direttamente. Ciao, bene, ciao. Peccato, volevo farlo durare almeno un'ora e un quarto, e quasi è 20, non è senza esagerare. Sì, la telecamera sta là, io devo, però guardo lo schermo qui, quindi se non guardate le telecamera è perché sto guardando a voi. Vabbè, guardo qui, dai, no, è bruttissimo. Peccato, volevo che succedesse un brutto maltempo per far vedere come funzionava e se casualmente venisse un uragano. Io volevo far ridere, di far vedere le persone che volavano così. Proprio fantastico, a volte venivano presi pure i dinosauri. Ho riso molto, molte volte ho riso. Beh, avete visto la dinamica del gioco, avete ormai un po' capito come funziona. Non farò poi dei belli gameplay perché lo scopo è semplice: dobbiamo arrivare fino a 5 stelle del parco, ed è fatta, finito game praticamente. Ovviamente avevo fatto una cosa carina perché ho capito effettivamente che cosa devo fare, come quali settori devo selezionare per avere un bel po' di dinosauri fighi, ecco, niente di esagerato. Però lo spinosauro l'avrei evitato perché mi stava un po' seccando, quella lo sa più di una volta o due. Smettetela. Allora, scusate se vedete la mia immagine scattare, ma sono al buio e ho voluto mettere la webcam scura, insomma, ecco. Quindi sono già bianco di mio, quindi che bello. E niente, spero che vi sia piaciuto il video. È durato almeno 40 minuti. No, aspetta,
già un'ora è durata in teoria, quindi doveva passare un altro po' di tempo, forse doveva variare un uragano, che avete visto com'era il meteo, era tutto pioggia, quindi poteva succedere che venisse un uragano, poco ma sicuro. E poi io volevo sbloccare il T-Rex, onestamente, però non è andata così. Allora la prossima volta sbloccherò direttamente il T-Rex, tanto farò lo stesso passaggio, procedimento, e vi farò vedere poi un altro gameplay più in là, però perché adesso ho anche molto da fare, come ho detto, sono per il fatto di B&B, cose varie, lavoro a destra e sinistra. E poi devo cercare questo maledetto gioco Paraworld, dove consiglio a tutti, se chi ce l'ha casualmente, di giocarci, che è bellissimo, o per chi non ce l'ha di andarlo a trovare e comprarlo su eBay da qualche parte, perché adesso è introvabile, un gioco del 2004. Sì, perché scaricarlo in possesso è stato solo per PC, quindi non esistono altre piattaforme, almeno per questo tipo di gioco. Bene, neanche su Steam c'è, e infatti un po' mi ci sono rimasto male, mi aspettavo che ci fosse. Non so se si può contattare quelli di Steam e la community e dire: ehi là, ci sta Paraworld, perché non lo scaricate? Perché non gli chiedete i diritti? No, ne dubito fortemente. Anche è un peccato perché si poteva giocare e farvi quattro risate, poi spettacolare, essendo come gioco strategico. Vabbè, senza pubblicizzare comunque troppo il gioco, tanto l'originale è a casetta e devo andarlo a prendere, quindi poi lo porterò qui e lo installerò nel fisso e vediamo se riesco a. Stavo guardando sempre con gli occhi una a destra e un'altra a sinistra, cioè nel senso che guardano storto. Ho la mia impressione. Ma vabbè, non ci fate caso, non ci fate caso. E niente, poi speriamo che funzioni perché porca miseria è figo. Comunque, spero che vi è piaciuto, vi è divertito. Ovviamente è un po' noioso il giochetto perché giusto, non il gioco, cioè di Jurassic Park Genesis, semplicemente Operation Genesis, soltanto che il tipo di gioco è questo e tu ti sali a costruire, basta, cioè non vai a fare giochi proprio d'avventura. Poi dopo aver fatto onestamente un bel parco, dopo ti sali a far devastare con tutti i dinosauri e la gente farli scappare e tutto il resto. Poi è divertente anche quello, lasciate stare. Ho altri giochi come questo, però credo che non li pubblico. No, non lo faccio. Bene, detto questo, credo che il video dura anche abbastanza, anche questo tipo di video che non dovevo metterlo, però era giusto per spiegare che cosa è successo, perché il video si è interrotto bruscamente. E niente. Bene, detto questo, qui Delta 28, passo e chiudo. Statemi bene a tutti, buonanotte. O buona giornata o buona mattina quando vedete il video. Per me è buonanotte. Ciao.